Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro, a questo webinar dal titolo I controlli nella SCIA, criticità e rimedi applicativi anche alla luce del decreto semplificazioni. Io sono Onorina D'Agostini del Formez PA, vi darò un supporto nel corso di questo incontro e farò una breve introduzione prima di lasciare la parola ai relatori di stamattina. Allora, questo incontro, questo webinar si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, percorso che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto alla operatività della riforma in materia di semplificazione. Il progetto fa parte dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance e il Dipartimento ha dato appunto mandato al Formez PA di attuare il progetto stesso. In questa slide potete vedere quali sono state le tematiche trattate nel corso dei webinar e dei seminari realizzati appunto nell'ambito del progetto. Mentre in questa slide e anche nella successiva possiamo vedere il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar alla data del 31-12-2020, numero naturalmente suddiviso per regione. Anche questa slide appunto evidenzia qual è stato il numero dei partecipanti ai seminari e ai webinar per regione. In questa slide invece potete vedere quali sono stati gli enti di appartenenza dei partecipanti e gli enti di appartenenza dei partecipanti per regione, sempre alla data del 31-12-2020. In questa slide, nella slide proiettata, vediamo le attività realizzate all'interno del progetto a dicembre 2020. Le scorriamo rapidamente insieme. Formazione in presenza e a distanza, 126 tra seminari e webinar di sensibilizzazione e formazione, con 30.023 partecipanti e 2.100 amministrazioni. Centri di competenza regionali per la semplificazione, 8 centri costituiti e attivi all'interno delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Affiancamento e consulenza in presenza e a distanza, help desk e affiancamento on the job, monitoraggio dell'attuazione delle misure di semplificazione, 14 indagini in tema di conferenza di servizi, adozione della modulistica standardizzata e unificata, attuazione del SUAP, autorizzazione unica ambientale, notifica sanitaria e infine reti di esperti, comunità di pratiche sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. Qui invece vediamo quali sono stati nei mesi di novembre e dicembre 2020 i temi per webinar e focus dei centri di competenza che ne hanno curato la progettazione, la programmazione e la realizzazione. Il procedimento unico all'interno del SUAPE, la semplificazione dei controlli sulle imprese, misure di semplificazione, zone economiche speciali, rigenerazione urbana, la semplificazione delle procedure in materia ambientale, valutazione di impatto ambientale ed energie rinnovabili, modulistica semplificata e standardizzata relativi alle attività di impresa e infine norme regionali di semplificazione. Qui vediamo invece i temi dei webinar in programma, li scorriamo anche questi insieme. Norme, modifiche e semplificazioni introdotte dall'articolo 50 del decreto semplificazione, le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le novità in materia di green economy, le procedure relative agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, sostenibilità ambientale degli interventi per la ripresa e la resilienza. Andiamo avanti. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione. I centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e la gestione di procedure complesse. I centri di competenza, qui vediamo in questa slide, scusate, i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati. Analisi dei punti di forza e criticità del network regionale, cooperazione e coordinamento tra uffici e servizi dell'amministrazione regionale,
cooperazione e coordinamento tra vari livelli dell'amministrazione, in particolare regioni e comuni, programmi di formazione e affiancamento in presenza e a distanza su tematiche generali e specialistiche, proposte di semplificazione dalla modulistica regionale alla normativa regionale e infine strumenti a supporto della semplificazione, manuali, linee guida e infrastrutture, tecnologiche. I centri di competenza si sono quindi rivelati, strumenti efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. E questa è la pagina di Eventi PA dove potete, trovare tutte le, attività di formazione svolte appunto nell'ambito del progetto, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. E veniamo adesso al webinar di oggi. Dopo questa mia breve, introduzione, lascerò la parola ai, due relatori di oggi, Riccardo Roccasalva e Massimo Pugioni, entrambi esperti di semplificazione del Forum SPA. E lasceremo poi, come di consueto, uno spazio alle risposte alle domande che vorrete porre in chat. Alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Come vi dicevo, scusate, qui vediamo quali sono gli interventi di oggi, la scia unica e la scia condizionata, i rimedi esperibili dopo il decorso del termine ordinario di istruttoria, l'applicazione dell'annullamento di ufficio nella scia e il controllo formale, il controllo di merito, il controllo ispettivo e gli esiti dei controlli. Come dicevo, appunto, potete porre domande ai relatori utilizzando la chat, quindi scrivendo queste domande nella chat. E come di consueto, questo incontro è registrato. La registrazione e le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata appunto a questo incontro. Per quanto concerne invece gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti naturalmente si sono iscritti all'incontro e hanno seguito e seguiranno almeno il 20% del webinar. Gli attestati di iscrizione saranno disponibili nei prossimi giorni, sempre sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi e sono scaricabili autonomamente. A questo punto io vi auguro un buon lavoro, un buon webinar. Lascio la parola al primo relatore che è Riccardo Roccasalva, a cui chiedo di attivare webcam e microfono e provvedo poi a proiettarne le slide. Grazie a tutti e buon webinar. Grazie Norina, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì, spero di sì. Ok, allora, nel frattempo che vengono proiettate le slide, allora vi anticipo l'argomento che tratteremo oggi. Nel mio breve intervento tratterò appunto in maniera naturalmente molto veloce degli istituti di... Torniamo un attimo indietro. Ecco. Della scia, la scia unica e la scia condizionata. Dopodiché, soprattutto, ci soffermeremo sui rimedi esperibili dopo il decorso del termine ordinario di istruttoria, che come sapete è quello di 60 giorni per la scia amministrativa e di 30 giorni per la scia edilizia, soprattutto alla luce della riforma della novella apportata dal decreto semplificazioni, quindi con l'introduzione del comma 8 bis all'interno dell'articolo 2 della legge 241. Andiamo per ordine, quindi facciamo come dire, una breve carrellata sugli istituti, appunto in particolare della scia unica e della scia condizionata, che come sapete sono stati introdotti nel nostro ordinamento, in particolare nel corpo della legge 241, attraverso l'inserimento di un nuovo, nell'ambito della riforma Madia, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo nella 241, che è l'articolo 19 bis. In particolare, il comma 2 disciplina i tratti essenziali della scia unica e il comma 3 invece tratta della scia condizionata. Allora, vediamo che cos'è fondamentalmente la scia unica, introdotta appunto col decreto scia 1, come sapete, il decreto il 126 del 2016. È questo nuovo istituto che si applica, questa nuova modalità di relazioni tra l'interessato e la pubblica amministrazione quando devo presentare allo sportello unico
più segnalazioni, più comunicazioni o segnalazioni e comunicazioni insieme. Quindi, naturalmente qua parliamo di sportello unico nel senso disegnato dalla 241 del 90. Quindi sapete che la legge 241 è la legge generale sul procedimento amministrativo, non è che tratta specificamente di SUAP e di SUE, quindi di sportello attività produttiva e sportello per l'edilizia. Infatti dice la norma che presso ogni amministrazione deve essere, sul sito istituzionale di ogni amministrazione deve essere stabilito qual è lo sportello unico a cui poi poter effettuare eventualmente questi tipi di segnalazioni certificate. Quindi è un concetto, come dire, che va al di là dell'istituzione del SUAP e del SUE, che come sapete sono molto più datati rispetto a queste riforme. Il SUAP in particolare oltre 20 anni, ma ormai anche il SUE insomma si avvia una sua bella età, diciamo che già dalla, con, la, la, col, col testo unico dell'edilizia, insomma fatto pochi anni dopo l'entrata in vigore del SUAP, ha fatto la sua comparsa nel nostro ordinamento. Ma in generale il principio è quello della 240, che disegna la 241, è quello della sportellizzazione, quindi presso ogni amministrazione deve esserci uno sportello unico a cui effettuare questo tipo di segnalazioni. Anche in questo caso, quindi anche nel caso della SCIA unica, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA stessa, con efficacia immediata. Perché? Perché chiaramente qui nella SCIA unica ho un'attività principale che è soggetta a SCIA o a comunicazione, a cui si accompagna, immaginiamo il caso più banale di una salumeria, in cui devo segnalare appunto l'inizio dell'attività commerciale, a cui si accompagna naturalmente la notifica sanitaria, quindi con un modulo che altrettanto in cui è prevista l'efficacia immediata. Ma possono esservi anche casi più complessi, nel caso di una SCIA edilizia a cui si accompagna per esempio una SCIA di prevenzione di incendi. Sapete che ormai dal 2011 con il DPR 151 anche la materia di prevenzione di incendi è stata tutta assoggettata a SCIA anche per le attività a più alto rischio incendio. Quindi è ormai un principio generale. Quindi parliamo sempre qui di attività liberalizzate per le quali l'amministrazione deve verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme. Questo lo dice l'articolo 19 in particolare. Come funziona il procedimento di SCIA unica? L'amministrazione ricevente, quindi immaginiamo nel nostro caso il SUAP o lo sportello unico per l'edilizia, trasmette immediatamente, dice l'articolo 19 bis comma 2. Io ho scritto nella slide senza ritardo perché, come dire, immediatamente vuol dire senza ritardo, appunto. Non è che lo dobbiamo fare dopo 2 minuti o dopo 5 minuti. Insomma, senza ritardo la documentazione va trasmessa. Dopo aver fatto naturalmente un controllo preliminare su cui poi l'ingegnere Puggioni, che viene dopo di me, si esprimerà più diffusamente, quindi viene trasmessa alle altre amministrazioni, agli uffici competenti. Quello che è importante nell'architettura della SCIA unica è che almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini ordinari di istruttoria, quindi almeno 55 giorni prima, chiedo scusa, entro 55 giorni dall'inizio del procedimento per la SCIA amministrativa e entro 25 giorni per la SCIA edilizia, quindi 5 giorni prima che scadano i termini, le amministrazioni interessate, gli uffici comunali interessati, devono presentare all'ufficio precedente, quindi al SUAP o al SUE, eventuali proposte motivate di rispettivamente dei provvedimenti previsti dall'articolo 19,3. Quali sono questi provvedimenti? Lo sappiamo. Nei casi più gravi, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione con obbligo di rimozione degli eventuali effetti dannosi, oppure la cosiddetta conformazione dell'attività. Quindi è una dichiarazione interlocutoria in cui l'ufficio procedente chiede all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente, prescrivendo quali sono le misure necessarie e indicando il termine per conformarsi. Vi ricordo che il termine deve essere un termine di 30 giorni, di almeno 30 giorni. Quindi è importante che 5 giorni prima gli uffici, gli enti competenti per materia, trasmettano al SUAP o al SUE
queste motivate proposte di provvedimenti. Perché? Perché poi il provvedimento, il divieto di prosecuzione dell'attività, la richiesta di conformazione la deve fare naturalmente all'interessato, la deve fare l'ufficio precedente, quindi il SUAP o il SUE. Più innovativa, diciamo, è l'istituto, più innovativo è l'istituto della scia condizionata. La scia condizionata nasce anche questa nel 2016 attraverso l'introduzione dell'articolo 19 bis comma 3 per un'esigenza che era molto avvertita da molto tempo. Io, per chi lavora da un po' di anni nel campo delle attività produttive, faccio un excursus storico che forse può aiutare a capire il motivo di questo nuovo istituto. Un esempio per tutti: nel 2006, con un decreto legge il 223, quello che per chi se ne occupava già allora è quello che ha abolito il REC e tante altre cose, è quello che ha consentito come dire, il posizionamento di mensole all'interno degli esercizi commerciali, eccetera. Uno dei famosi decreti Bersani, eravamo nell'estate del 2006. All'articolo 4 si prevedeva che i panifici non erano più soggetti ad autorizzazione, con una vecchia legge all'epoca del 56, ma erano soggetti a dichiarazione di inizio attività. All'epoca la SCIA non esisteva ancora perché, come sapete, è stata introdotta col decreto legge 78 nell'agosto del 2010, quindi all'epoca si parlava di dichiarazione di inizio attività, però era appunto il massimo della semplificazione che all'epoca si poteva avviare. Qual era il problema? Il problema è che la norma diceva, e non poteva dire diversamente perché all'epoca quello era l'impianto normativo, che l'interessato presenta al SUAP la dichiarazione allegando il titolo abilitativo edilizio, allegando l'agibilità, allegando l'autorizzazione dell'ASL e tutta una serie di autorizzazioni. Quindi questo per dire cosa? Che chiaramente prevedere che l'attività principale diventi una scia quando poi a monte naturalmente c'è tutta una serie di attività lunghissime da espletare. Pensiamo soltanto per i panifici all'autorizzazione all'emissione in atmosfera, insomma, che è un'attività, come sappiamo, che per avere la quale occorrono, quando va bene, occorrono mesi in conferenza di servizi. Chiaramente questo era una semplificazione non completa, non totale. Ecco perché nel 2016 si è pensato, ma sulla base come dire, di esigenze poste dal basso anche, quindi proprio dai comuni, di far applicare di consentire all'interessato di presentare una scia condizionata. Che vuol dire scia condizionata? Scia condizionata vuol dire io ti presento la scia per l'attività principale. Del resto, se vedete la modulistica unificata e standardizzata, quella licenziata periodicamente dalla conferenza unificata e poi regionalizzata appunto nei vari contesti regionali, lì sono previsti anche in molti casi dove c'è il regime autorizzatorio, cioè proprio il regime di scia condizionata. Perché di fatto la scia condizionata che cos'è? È una scia la cui efficacia è condizionata appunto all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici comunali o di altre amministrazioni. Quindi io come interessato presento al SUAP o al SUE, presento la SCIA insieme a tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione degli atti di assenso. È l'ufficio procedente, quindi il SUAP o il SUE, che deve farsi carico di acquisire tutti gli atti di assenso sottostanti a quell'attività, ripeto, a quell'attività il cui regime abilitativo è la SCIA, ma dietro ci sono tutta una serie di atti di assenso in regime autorizzatorio da acquisire. Qual è la modalità attraverso cui l'ufficio procedente acquisisce questi atti di assenso? La conferenza dei servizi, naturalmente. Siamo nel luglio del 2016, quindi lo stesso giorno praticamente vengono pubblicati il 30 giugno il decreto legislativo 126 e il decreto legislativo 127, che è quello invece che riforma integralmente e riscrive gli articoli da 14 a 14 quinquies della 241, e quindi si stabilisce che l'ufficio procedente convoca, anche se devo dirvi che il termine convoca è un ritengo che possa essere considerato, come dire, improprio, nel senso che sapete che la regola è quella dell'indizione della conferenza dei servizi. Quindi la conferenza si svolge ordinariamente in modalità semplificata, quindi con la semplice indizione. La convocazione invece riguarda i casi in cui residuali, in cui occorre riunirsi fisicamente come accadeva prima. Quindi, beh, diciamo che indice, oppure nei casi più complessi convoca,
il responsabile del procedimento, la conferenza di servizi, ai sensi in questo caso degli articoli 14 bis o 14 ter. Il termine decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'iniziativa all'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio, chiaramente al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione. Ora chiaramente, giusto un chiarimento preliminare va fatto, la norma dice, l'articolo 19 bis comma 3 dice, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato. Come ogni conferenza, la norma non lo dice perché naturalmente qua parliamo di SCIA e non di conferenza dei servizi, però è chiaro che ogni conferenza dei servizi indetta, convocata dall'autorità precedente, deve concludersi con una disposizione esplicita di conclusione del procedimento in cui si dà atto dell'approvazione o del rigetto della domanda sottostante. Quindi è chiaro che la conferenza deve chiudersi con una disposizione Dottor Rocca Salva, mi scusi se la interrompo, ma non la vediamo più. Non so se ha spento la webcam per migliorare l'audio. no, ah, Perfetto, forse grazie. Perfetto. era da parecchio che non mi vedevate più. Tra qualche minuto, Ah, mi grazie. dispiace, non mi ero reso conto. Grazie. Vabbè, non mi siete persi granché, diciamo. Va Grazie bene, mille. scherzi a parte. Quindi dicevamo, quello che è importante è che appunto la conferenza dei servizi venga esitata con un provvedimento espresso, come richiede gli articoli 14 e seguenti della 241. Qual è il modello procedimentale? Un po' più articolato naturalmente rispetto alla SCIA semplice o alla SCIA unica. In questo caso, cosa si prevede? Si prevede che il meccanismo della SCIA operi all'inizio, quindi nella fase di presentazione della SCIA e alla fine del procedimento. Quindi il meccanismo della SCIA opera all'inizio e alla fine, in mezzo, quindi è un procedimento principale. Sul quale un attimo, solo ho avuto un problema con la webcam. Mi vedete? Sì. Ok, quindi è il procedimento principale su cui si innesta invece una fase propedeutica di tipo autorizzatorio classico. Quindi abbiamo una SCIA in mezzo, naturalmente, per poter dare efficacia alla SCIA occorre esitare un vero e proprio procedimento autorizzatorio. E a valle avremo di nuovo la SCIA che esplica pienamente i suoi effetti. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che la differenza vera rispetto a prima è che tutte le richieste delle altre autorizzazioni o atti di assenso non gravano sul privato, ma sull'amministrazione precedente. Quindi sarà, come nell'esempio che ho fatto io, sarà il SUA, poi il SUA che dovrà indire ed eventualmente convocare la conferenza per acquisire gli atti di assenso prescritti. Qual è l'articolazione del procedimento di SCIA condizionata? L'interessato, abbiamo detto, presenta tutta la documentazione allo sportello unico che, ai sensi del 18 bis della 241, rilascia la ricevuta. Nei 5 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza, viene convocata, ma abbiamo detto il termine convocazione è usato in senso generico, quindi sicuramente viene indetta ed eventualmente convocata la conferenza. E l'efficacia della SCIA resta sospesa. Scaduti i termini previsti per le determinazioni motivate da parte delle amministrazioni, entro 5 giorni il SUAP comunica il rilascio degli atti di assenso e l'attività può essere finalmente avviata, come dicevo prima, a seguito però dell'emanazione di una determina di conclusione positiva della conferenza. Questo è sempre molto importante. Chiaramente ho proiettato una slide giusto per ricordare per quei SUAP che non possono fruire di un sistema di un portale telematico centralizzato attraverso i sistemi regionali o del sistema camerale o quant'altro, quindi che abbiano delle proprie piattaforme eccetera. In questi casi occorrerebbe naturalmente poter gestire telematicamente le diverse tipologie di SCIA, soprattutto in un periodo come questo di emergenza Covid, in cui naturalmente le riunioni sono e devono essere limitate al minimo indispensabile. Allora, l'ultimo argomento che volevo trattare
diciamo, l'ultimo argomento che volevo trattare nel mio intervento, e poi cedo la parola all'ingegner Puggioni, riguarda invece un aspetto molto delicato, molto importante, che è come dire, il significato, il decorso dei termini ordinari di istruttoria. Quindi decorrono i 60 giorni per la scia amministrativa, decorrono i 30 giorni per la scia edilizia. Non abbiamo né effettuato, né ci sono state chieste in caso di scia unica, se mettiamo il SUAP, non abbiamo effettuato né richieste di conformazione né tantomeno divieto di prosecuzione dell'attività. Allora, su questo argomento dobbiamo naturalmente scindere, c'è un prima e un dopo, il prima del decreto semplificazioni e poi vedremo le ultime due slide che cosa succede con il decreto semplificazioni. Sapete che questa materia era stata disciplinata per la prima volta con la legge Madia, quindi direttamente con la legge Madia, la 124 del 2015, dove era stato modificato il comma 4 dell'articolo 19, dove in maniera un po', come dire, oscura, si leggeva e si legge ancora, perché è ancora il testo vigente, decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 primo periodo, ovvero di cui al comma 6 bis, quali sono? Abbiamo detto, il divieto di prosecuzione dell'attività o, qualora sia possibile, la richiesta di conformazione da fare nei 60 giorni o 30 giorni, a seconda del tipo di scia. L'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3, quindi lo fa comunque, anche se sono decorsi i termini, quindi comunque può fare un divieto di prosecuzione o una richiesta di conformazione, però in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies. Sempre parliamo della 241 del 90, naturalmente. Cosa dice l'articolo 21 nonies? Parla dell'annullamento d'ufficio, quindi uno dei rimedi di autotutela amministrativa tipici insieme alla revoca. Dice l'articolo 21 nonies, se sussistono, quindi ci sono da tre fondamentali requisiti, tre presupposti, se sussistono ragioni di interesse pubblico, se non siano passati 18 mesi e se si è tenuto conto degli interessi sia dell'interessato che dei controinteressati, l'amministrazione allora in questo caso, quindi con il combinato disposto dell'articolo 19, comma 4 e del 21 nonies, può anche dopo il decorso dei 60 o dei 30 giorni può fare questi provvedimenti, quindi può chiedere la conformazione o può fare addirittura il divieto di prosecuzione dell'attività. Vi ricordo a tutti che il decreto Scia 2, il decreto 222 del 2016, all'articolo 2,4, prevede che nel caso della scia il termine di 18 mesi decorre dalla scadenza del termine ordinario di istruttore, quindi decorre dal 60esimo, dal 30esimo giorno. Nel caso di scia rispettivamente amministrativa, o edilizia. Come va interpretata naturalmente questa riforma? Nel senso che non ho naturalmente, questo non vuol dire che ho come ufficio procedente in caso di scia amministrativa edilizia 60 giorni più 18 mesi, oppure nel caso di scia edilizia 30 giorni più 18 mesi. Non è questo, naturalmente, non è che stiamo sic et simpliciter allungando a dismisura i termini. Una volta decorsi infatti i termini ordinari di istruttoria, le possibilità di effettuare direttamente sull'ufficio precedente anche competente nel merito, oppure chiedere di effettuare negli altri casi, nel caso di scia unica per esempio, dove vi ricordate c'è la proposta, no? Motivata di provvedimento. Quindi queste possibilità di effettuare una richiesta di conformazione o un divieto di prosecuzione dell'attività sono limitate alla sussistenza dei requisiti posti dall'articolo 21 nonies. E la cosa importante è che, questo lo dico a tutela anche dei SUAP e dei SUE, è che questa richiesta motivata provenga dagli uffici competenti nel merito. Quindi gli uffici a cui nella scia unica il SUAP e il SUE hanno inviato la pratica per fare le verifiche, perché là non parliamo di pareri, perché naturalmente non è un procedimento autorizzatorio, possono anche non rispondere, è una scia, quindi è possibile anche non rispondere. Tuttavia, se un ufficio compulsato, interpellato dal SUAP o dal SUE, ritiene di dover chiedere un divieto di prosecuzione o una richiesta di conformazione, lo deve motivare con la sussistenza di questi elementi che vi ribadisco qui in questa slide. Quindi bisogna dare atto che sussistono ragioni di interesse pubblico e quali sono. Non basta dire, vista la ravvisata la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, devo dire quali sono le ragioni oggi, e non soltanto ieri, ma anche oggi, che vado a chiedere al SUAP o al SUE questo provvedimento, quali sono le ragioni che ostano la permanenza della scia. Ho
o almeno, come io ho scritto, alla scia così come è stata presentata nel caso di richiesta di conformazione. Non devono essere passati più di 18 mesi e inoltre si è tenuto conto, come dicevamo prima, degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Nel caso in cui, questo l'ho già accennato prima, nel caso in cui l'ufficio procedente non è anche quello competente nel merito, come nel caso appunto di un procedimento unico, vabbè, ho usato un po' in senso un po' improprio il termine procedimento unico, che in genere si riferisce al procedimento unico ordinario, quello autorizzatorio, ma comunque è un procedimento in cui c'è il SUAP, il SUAP, il SUE che fanno da pivot rispetto alle, come dire, alle competenze degli altri uffici. È l'ufficio competente nel merito che deve motivare la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 21 nonies, non il SUAP o il SUE. Il SUAP e il SUE prendono atto e fanno loro e come dire, racchiudono eventualmente le varie richieste di conformazioni, le varie richieste di divieto di prosecuzione dell'attività, le trasmettono una sola volta all'interessato, ma non è il SUAP o il SUE che devono intervenire nel merito, a meno che, naturalmente, ben inteso, non siano anche, per la particolare fattispecie del singolo comune, non siano competenti nel merito, sulle pratiche, rispetto alle pratiche presentate, soprattutto il SUE se ha delle competenze, ma anche il SUAP se hanno delle competenze verticali in materia. Che cosa succede dopo invece il decreto semplificazione su questo aspetto? Il decreto 76 ha introdotto un nuovo, come vi dicevo all'inizio, un nuovo comma 8 bis all'interno dell'articolo 2 della 241, laddove si prevede l'inefficacia dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, non anche delle richieste di conformazione. Quindi qua parliamo, la riforma riguarda soltanto il divieto di prosecuzione dell'attività. Si dice che tutta una serie di atti, non sto qua a dirvi quali perché il tempo è mio, è quasi finito, quindi ve lo andate a leggere poi nell'articolo 8 bis, tutta una serie di atti, se sono tardivi, hanno la sanzione dell'inefficacia. Quindi in questo caso, se vengono adottati dopo i 60 giorni per la scia amministrativa e dopo i 30 giorni per la scia edilizia, sono inefficaci. Tuttavia, dice appunto questo nuovo comma 8 bis dell'articolo 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. Quindi ancora una volta dovrà essere, che cosa vuol dire? Che naturalmente sul significato della novella come dire, ci si confronta, perché poi non sempre le norme hanno un significato univoco, ecco, diciamo così. Il significato può essere questo, che in prima battuta il tardivo divieto di prosecuzione dell'attività fatto direttamente dal SUAP o dal SUE o chiesto con una richiesta motivata, o la cui adozione è chiesta al SUAP o al SUE da un altro ente, da un altro ufficio, viene sanzionata con la inefficacia. Tuttavia, resta la possibilità di effettuare o chiedere di effettuare, a seconda dei casi, un divieto di prosecuzione dell'attività. Però va sempre motivata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 21 nonies. Quindi sempre la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico, il mancato decorso di 18 mesi, questo è, come dire, si ravvisa in maniera automatica, e più discrezionale naturalmente la ponderazione degli interessi dei destinatari e di eventuali controinteressati, ma soprattutto la vera differenza, a parere mio, che ha introdotto questa novella è che a questo punto devono essere anche, ripeto, devono essere quello che deve trovare applicazione in questo caso è il comma 2 dell'articolo 21 nonies. Il comma 2 dell'articolo 21 nonies disciplina la cosiddetta convalida del provvedimento annullabile. Quindi in questo caso dovrebbe essere anche onere dell'ufficio che chiede fuori termine il divieto di prosecuzione dell'attività, dire per quale motivo il proprio atto non deve essere ritenuto inefficace ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis della legge 241. Quindi è una materia, ripeto, è un po' complessa, però il concetto qual è? Che deve essere sempre l'ufficio competente per materia a dare atto e a motivare, a giustificare la sussistenza di quei requisiti tassativi stringenti che a questo punto, dopo il 15 settembre del 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione, consentono la non inefficacia, scusatemi il termine,
la non inefficacia del parere tardivo. Quindi a queste condizioni è possibile ancora chiedere di emettere, diciamo così, divieti di prosecuzione dell'attività. Io a questo punto, Massimo, mi fermerei e ti darei la parola e nel frattempo comincio a leggere i quesiti. Grazie a tutti. Sì, grazie Riccardo, grazie per questa introduzione. Adesso nel frattempo che arrivano le mie slide, proseguiamo nell'illustrazione cercando di dare una illustrazione generale di quelle che sono le fasi dei controlli conseguenti alla presentazione di una SCIA. Noi sappiamo che in generale la SCIA e questo è un concetto che dovrebbe essere ormai assolutamente digerito, è diciamo un procedimento che rovescia il ruolo, i ruoli reciproci tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nel senso che in contrapposizione al procedimento autorizzatorio classico nel quale il privato fa una domanda, quindi chiede alla pubblica amministrazione il permesso in qualche modo per realizzare la propria iniziativa, nella SCIA comunica, segnala l'intenzione di realizzare una determinata iniziativa, assumendosene pienamente la piena responsabilità e dichiarando la conformità di quello che intende realizzare rispetto alla legge. E rispetto a questo schema, la pubblica amministrazione deve effettuare un controllo successivo. Quindi, mentre nello schema amministrativo del procedimento autorizzatorio il controllo che effettua la pubblica amministrazione è ex ante e quindi viene a monte rispetto al rilascio del titolo abilitativo che abilita il privato a realizzare un determinato intervento, nella SCIA il controllo viene effettuato a valle della formazione del titolo abilitativo, perché come ha spiegato il dottor Rocasalva in apertura, la SCIA è immediatamente efficace, a meno che ovviamente non sia una SCIA condizionata, una SCIA unica, sono immediatamente efficaci e consentono al privato immediatamente di realizzare l'intervento. In questa ottica la pubblica amministrazione effettua un controllo che non è più preventivo, ma è successivo rispetto all'iniziativa dell'interessato. Quindi io ho cercato di schematizzarvi in queste slide quelle che sono le varie slide, scusate, le varie fasi del controllo conseguente alla presentazione delle SCIA, quindi di quello che è il ruolo che la pubblica amministrazione deve svolgere una volta che riceve una SCIA. Questo perché, mentre nel procedimento autorizzatorio classico è chiaro, diciamo, quelle fasi comunque devono precedere il rilascio dell'atto, a volte nella SCIA sussistono ancora dei dubbi su quello che si deve fare una volta che si riceve appunto la SCIA. Queste schematizzazioni che io vi illustro adesso non sono, diciamo, espresse direttamente dalla legge, o meglio, sono tutte fasi che la legge prevede, ma io ho cercato come dire, di mettere a sistema le varie tipologie di controllo che le varie norme prevedono, perché tutte queste fasi di controllo sono previste da norme diverse, cercando di tracciare una linea che si, diciamo, guidi nell'applicazione normativa. Tenete presente che cerco in questa illustrazione di andare un po' oltre quello che la norma vi dice. Per cui non prendetela come una illustrazione, diciamo, tassativa della norma, ma come una possibile chiave di lettura e approfondimento di istituti, di fasi, che le norme prevedono, per cercare di dare una lettura approfondita e anche una possibile chiave applicativa e concreta di queste disposizioni. Quindi i controlli sulle SCIA si possono anzitutto suddividere in due filoni. Uno è il controllo documentale, quindi il controllo che gli uffici effettuano sulla documentazione presentata a corredo della SCIA, e l'altro è un controllo ispettivo nel quale la PA si reca proprio presso la sede designata dall'interessato, che può essere nel caso di un'attività economica e produttiva la sede dell'esercizio, nel caso di un intervento edilizio la sede dove viene svolto questo intervento edilizio, per fare un controllo più approfondito. Il controllo documentale a sua volta si può suddividere in due tipologie, il controllo formale e il controllo di merito.
che poi vedremo che il controllo di merito, a sua volta, volendo approfondire la tematica, può essere anch'esso scisso in due fasi distinte. Ci entriamo nel merito tra un attimo. Il controllo formale, la differenza qual è? Soprattutto quando parliamo di sportello unico, quando parliamo di scia unica, la differenza è che il controllo formale viene compiuto dal SUAP o dalla diversa autorità ricevente, nel senso che in generale la 241, quando parla di scia unica, parla di uno sportello unico con un'accezione del tutto generale, anche se nella generalità dei casi parliamo di SUAP o di SUE. Mentre il controllo di merito è effettuato non dallo sportello unico, ma dall'ente competente alle verifiche sulla specifica materia, che poi per scelta organizzativa per le materie di competenza comunale a volte può anche coincidere con il SUAP o con il SUE per determinate materie, nel senso che un'amministrazione comunale può decidere che, ad esempio, il SUAP e anche l'ufficio coincide con l'ufficio competente alle verifiche in materia di commercio, di attività produttive o anche di edilizia, così come il SUE può effettuare direttamente l'istruttoria edilizia. Però in generale sono due ruoli distinti. Il controllo formale è previsto in ambito SUAP sicuramente dall'articolo 5 del DPR 160 del 2010, che diciamo richiamando, o meglio anticipando, perché cronologicamente è antecedente, quanto previsto anche dall'articolo 18 bis della legge 241 del 90, prevede che, che nel momento della presentazione della SCIA, il SUAP, così come le altre amministrazioni procedenti nell'articolo 18 bis, rilascia immediatamente anche in via telematica una ricevuta. Ma vedete, l'articolo 5 del DPR 160 aggiunge che il SUAP verifica con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, e prevede che la ricevuta venga rilasciata in caso di verifica positiva, quindi di esito favorevole positivo di questa verifica formale che è effettuata in prima battuta nel momento della ricezione della pratica. Vi sottolineo che, così come precisato dall'articolo 18 bis della 241, la verifica formale non condiziona l'efficacia della SCIA e quindi del titolo abilitativo, come potrebbe sembrare ad una prima lettura dell'articolo 5 del DPR 160, nel senso che la SCIA è immediatamente efficace sin dal momento della sua trasmissione, a prescindere dal fatto che successivamente alla trasmissione il SUAP debba compiere questa verifica formale, che comunque di per sé non influisce sulla validità della SCIA e del titolo abilitativo. Quindi all'atto della trasmissione viene effettuata in modalità informatica il rilascio della ricevuta, normalmente lo fanno automaticamente i sistemi informatici di gestione degli sportelli unici, o anche a questo è diciamo universalmente riconosciuto che è equiparata la ricevuta di consegna della PEC. Successivamente l'ufficio ricevente effettua il controllo formale sulla documentazione presentata. A seguito del controllo formale sulla documentazione, diciamo, possono verificarsi tre fattispecie. In caso di esito favorevole, si avvia l'iter per le verifiche di merito sulla SCIA. Oppure, in caso di mancata, diciamo, di esito negativo in qualche modo della verifica formale, si può applicare una richiesta di regolarizzazione, quindi si può chiedere all'interessato di regolarizzare gli eventuali documenti e gli elementi mancanti della SCIA. Teniamo presente che questo, come poi evidenziato anche in una slide successiva, è una fase che non è, diciamo, applicata da tutti, nel senso che la norma non prevede espressamente questa fase di regolarizzazione formale. Però, diciamo, tante amministrazioni ritengono che prima di dichiarare irricevibile una SCIA che sia carente sul piano formale, ove ve ne sia ovviamente la possibilità, si possa dare all'interessato la facoltà di regolarizzarla sul piano formale, oppure altrimenti si dichiara appunto irricevibile. Cosa vuol dire verificare formalmente
La completezza della scia e il sussistere dei requisiti essenziali significa fare, detto in parole povere, un controllo sulla completezza della scia senza minimamente entrare nel merito della veridicità delle dichiarazioni rese e della effettiva conformità dell'intervento alle norme vigenti. Significa verificare intanto, vabbè, che l'ufficio ricevente sia competente a ricevere quella pratica. È chiaro che se io sono il SUAP del comune X e la SCIA si riferisce al comune Y, io sono incompetente, quindi questa è una difformità che posso immediatamente rilevare in caso di verifica formale. Può sembrare una banalità, ma a volte quando ci sono sistemi informatici, soprattutto regionali o che agiscono su un territorio vasto, può capitare che la SCIA venga inviata per errore ad un comune piuttosto che ad un altro. Ancora, l'interesse ad agire alla qualificazione giuridica in generale del soggetto che mi presenta la pratica, come ad esempio nel caso di una SCIA edilizia, andrò a verificare che chi me la presenta abbia un titolo di disponibilità o quantomeno che mi dichiari di avere un titolo di disponibilità dell'immobile. Se la SCIA mi viene presentata dal tecnico competente in nome per conto proprio o dall'impresa esecutrice per un immobile che ovviamente non è nella sua disponibilità, quella è una SCIA irricevibile perché mancano gli elementi essenziali. E poi la sussistenza degli elementi essenziali della pratica, che significa verificare che la modulistica sia compilata, sia firmata, ci siano gli allegati che si possono evincere immediatamente dalla modulistica stessa. Se la modulistica stessa mi dice è necessario allegare una relazione e una planimetria, vado a verificare che alla pratica sia allegata una relazione e una planimetria. Non entro nel merito del contenuto della relazione e della planimetria, verifico che ci siano. Ecco, questo significa fare una verifica formale. Verifico che i documenti siano firmati digitalmente, se li ricevo telematicamente. Insomma, in questi termini, nessun controllo è previsto sulla veridicità delle dichiarazioni. Per questo è opportuno che nel caso in cui l'ufficio ricevente, la SCIA, sia competente tanto per la verifica formale quanto per la verifica di merito, come dire, scinda in due momenti, perlomeno questo è un mio suggerimento, scinda in due momenti queste due fasi, nel senso che è inutile che la verifica formale venga, soprattutto quando poi, come ad esempio nella normativa regionale della Sardegna, a seguito della verifica formale c'è un rilascio di una ricevuta definitiva, che ci sia, questa ricevuta venga rilasciata immediatamente all'esito della verifica formale, senza procrastinarla a una fase successiva al controllo di merito. Esempi di casi di ricevibilità della pratica sono esempi, quindi prendeteli come tali, non sono cose previste dalla norma: l'assenza di elementi necessari per l'attestazione della conformità dell'iniziativa oggetto della SCIA, quindi ad esempio incompleta o incoerente compilazione della modulistica, assenza di allegati, come vi dicevo prima, l'incompetenza dell'amministrazione ricevente, come vi ho fatto l'esempio poco fa, e qui vi ho precisato anche che non rientra in questa ipotesi la presentazione della SCIA ad un ufficio diverso da quello competente nell'ambito della medesima amministrazione, perché in questo caso, come lo stesso articolo 18 bis della 241 ci suggerisce, i termini decorrono dalla ricezione da parte dell'ufficio corretto a cui lo deve inoltrare quello che l'ha ricevuto per errore, la mancanza di firma, la mancanza della procura speciale ove necessaria nei procedimenti, ad esempio SUAP, la presentazione di pratica in formato cartaceo quando la norma prevede l'obbligo di trasmissione telematica, la presentazione di una SCIA per casi che necessitano di rilascio di un'autorizzazione espressa o di un'autorizzazione soggetta a silenzio assenso, limitatamente a ciò che è possibile rilevare nell'ambito di una verifica formale. Vi faccio l'esempio. Se mi si presenta una SCIA dove mi dichiara che è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, ma di fatto non viene richiesta contemporaneamente, quindi non si attiva di fatto una SCIA condizionata, ma una SCIA semplice, e l'interessato mi dichiara che l'autorizzazione è necessaria, ma non me la chiede, quella è una SCIA evidentemente che è irricevibile. Diverso è il caso di una SCIA che mi viene presentata senza dichiarare la sussistenza del vincolo, ma da una verifica di merito io rilevo che il vincolo sussiste. Quello non è una verifica di tipo formale, ma è una verifica di merito.
Ancora possono sussistere casi di improcedibilità e inammissibilità. L'improcedibilità quando viene ragione ostativa all'avvio del procedimento causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria propedeutica. Ad esempio, qui vi è un esempio da dichiarare improcedibile la SCIA nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del codice dell'ambiente e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. Quindi se c'è questa verifica di assoggettabilità pendente è chiaramente improcedibile la SCIA presentata. Inammissibilità in caso di interesse ad agire o di qualificazione giuridica. L'esempio che vi facevo prima, la SCIA presentata è edilizia presentata da un soggetto che non ha alcun titolo di disponibilità dell'immobile. Anche qui rientra nella verifica formale per quanto appare palese e immediatamente vincibile. Tutto il resto può essere verificato successivamente nella fase di verifica di merito. Come vi dicevo prima, in caso di riscontro di irregolarità nella fase di verifica formale della SCIA è possibile invitare l'interessato a effettuare la regolarizzazione entro un congruo termine. Non è una fase prevista come obbligatoria dalla legge, per cui ci sono tante amministrazioni che quando ricevono la SCIA rilevano qualsiasi difformità, la dichiarano immediatamente inefficace, quindi irricevibile. Ci sono delle amministrazioni invece che ritengono di operare sempre la regolarizzazione ogni volta che questa sia possibile. Bisogna tenere in considerazione il fatto però che siccome la SCIA è immediatamente efficace sin dal momento della sua trasmissione e che anche un'eventuale richiesta di regolarizzazione non priva comunque di efficacia il titolo abilitativo, la regolarizzazione della SCIA deve avvenire nel minor tempo possibile, cioè non si può ovviamente chiedere di regolarizzare assegnando un termine troppo lungo perché in questo modo si priva la possibilità o come minimo si sovrappone la fase di regolarizzazione con la fase della verifica formale che sappiamo è anch'essa contingentata nel tempo perché ha un termine di 60-30 giorni. Per cui diciamo entro pochi giorni la SCIA deve essere regolarizzata sul piano formale. Ok, quando non si riesce a regolarizzarla, deve essere dichiarata irricevibile. L'irricevibilità priva di efficacia la SCIA con effetto retroattivo, quindi sin dalla data della prima presentazione della pratica. È opportuno, questo è un suggerimento, che l'irricevibilità contenga le motivazioni e l'indicazione analitica di tutte le correzioni e integrazioni necessarie per la presentazione di una nuova SCIA completa e ricevibile. Se dichiarate irricevibile una SCIA, non vi fermate al primo motivo. Evitate di dichiararvi irricevibile la SCIA indicando magari solo un motivo, perché poi con ogni probabilità l'interessato correggerà quello che gli avete segnalato e vi presenterà un'altra SCIA che magari ha ancora delle carenze che non gli avevate segnalato la prima volta. Questo è particolarmente antipatico, soprattutto dal punto di vista del cittadino interessato, perché si vede bocciare più volte la stessa pratica e sentirsi dire, come dire, le carenze a rate. È sempre meglio dirle tutte subito, in modo da metterle interessato nelle condizioni di ripresentare la pratica completa. Fin qui quello che riguarda il controllo formale, su cui ho battuto perché sussistono sempre tanti dubbi su quelle che sono i confini esatti di questo controllo formale che è previsto dalla norma, ma la norma non entra troppo nel merito. Io ho cercato di delinearvi un po' il quadro. Una volta effettuato questo, l'amministrazione competente effettua le verifiche sulla conformità dell'intervento alla normativa vigente, quindi un effettivo controllo sul fatto che quell'intervento, che quell'attività sia conforme alla norma, nei termini che, come vi ha detto il collega prima di me, sono di 60 giorni ridotti a 30 per le SCIA in materia edilizia. Quindi in questa fase i soggetti coinvolti, che possono essere, che sono gli uffici che sono competenti per le singole materie, e verificano che l'intervento, l'attività sia effettivamente conforme ai presupposti di legge o di regolamento richiesti dalla norma vigente. Questo controllo di merito lo possiamo, anche questo non è un obbligo, è un suggerimento, è un'idea, è un'indicazione che può essere utile, ad esempio, per una regolamentazione interna dei controlli, non sono principi
generali previsti espressamente dalla norma. Sto cercando di, come dire, di sviscerare quelle che sono le varie sfaccettature di questi controlli. Si possono dividere in due fasi. Una prima fase, più veloce, più rapida, prevede che si verifichi la conformità dell'intervento alla norma vigente, dando per buone le dichiarazioni rese dall'interessato nella SCIA. Allora, per esempio, se io ho una SCIA per l'avvio di un esercizio di vicinato alimentare e l'interessato mi dichiara di possedere il requisito professionale perché è laureato in farmacia, faccio per dire. La prima fase di controllo di merito sussiste nel verificare che effettivamente quel titolo che mi ha dichiarato, che può essere un titolo di studio, ma possono essere anche, che ne so, ha lavorato per 3 anni in un'attività. Io non vado a verificare che sia vero che lui possiede quel requisito o che abbia lavorato, ma verifico che quel requisito gli consente di effettuare effettivamente, di svolgere quell'attività. Nel caso di una SCIA edilizia, vado a verificare che l'intervento che mi vuole realizzare sia effettivamente un intervento soggetto a SCIA e quindi, ad esempio, che non sia un intervento soggetto a permesso di costruire e lui ha individuato erroneamente la categoria, o che non siano necessari altri atti di assenso, ad esempio, per vincoli gravanti sull'area. Non mi vado a verificare, ad esempio, la conformità pregressa di quell'immobile. Un tipo di controllo che entra nel merito di più rispetto alla verifica formale, ma è ancora, diciamo, veloce e soprattutto non coinvolge altri soggetti. Mentre in una seconda fase di controllo di merito, io posso andare a controllare la veridicità delle autocertificazioni che mi ha presentato. Quindi, ad esempio, nell'esempio che vi facevo prima dell'esercizio di vicinato alimentare, vado a verificare se è vero che possiede quel titolo di studio, se è vero che possiede quell'esperienza professionale, andando ad acquisire che ne so, i certificati, andando a verificare le dichiarazioni negli enti di formazione, nelle università, oppure verificando l'INPS, verificando il casellario giudiziale per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, eccetera. Nel caso di una pratica edilizia, vado ad acquisire i fascicoli pregressi, controllo, diciamo, la piena conformità dell'intervento. Quindi, se io volessi regolamentare ad esempio la fase di controllo di merito, potrei pensare di regolamentare anche con una diversa campione la prima con la seconda fase, nel senso che la prima fase, essendo più veloce, posso compierla sicuramente su un numero maggiore di pratiche. Il controllo di merito, ricordiamo che ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445 del 2000, le amministrazioni sono tenute a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto notorio anche a campione in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi. Quindi la norma mi prevede la possibilità di compiere queste verifiche a campione, ovviamente in maniera, come dire, calibrata rispetto alle effettive possibilità che l'amministrazione ha di verificare. A questo si aggiunge un controllo ispettivo e quindi ulteriore. Fin qui ci siamo fermati al controllo documentale che si fa in ufficio sulla documentazione. A questo si può aggiungere un controllo ispettivo che può essere con un campione. Questo è un suggerimento, ovviamente, anche questa non è una regola generale, un campione ulteriormente ridotto rispetto al controllo di merito documentale, nel senso che l'amministrazione va ed effettua effettivamente un controllo sulla conformità di quello che viene fatto rispetto a quello che viene comunicato e segnalato nella SCIA. Si può fare direttamente o tramite organi di vigilanza, quindi ad esempio la polizia locale. Quello che è importante ricordarsi è che la norma prevede che in casi di controllo ispettivo gli uffici si devono coordinare nelle attività di controllo onde evitare che ci siano, come dire, accessi distinti da parte di diversi soggetti in momenti diversi, anche perché il controllo ispettivo è chiaramente quello che è più oneroso dal punto di vista del cittadino, soprattutto per le attività produttive. Velocissimamente, anche perché di questo argomento ne ha parlato diffusamente anche il dottor Casalva, vediamo cosa succede ad esito dei controlli di merito. Possono sostanzialmente verificarsi quattro fattispecie. Tutte
Tutte le verifiche hanno esito positivo, c'è bisogno di chiedere delle integrazioni documentali, oppure si rilevano delle difformità che possono essere sanabili o non sanabili. Nel caso di esito favorevole, ricordiamoci che la SCIA non prevede la necessità di rilasciare un titolo abilitativo. Non è una richiesta di parere. Ancora oggi io vedo quotidianamente casi in cui, a seguito della presentazione della SCIA, alcuni enti rilasciano un parere, ma la SCIA non è una richiesta di parere, è una segnalazione a seguito della quale si fanno delle verifiche. Se queste verifiche hanno esito favorevole, non c'è bisogno di rispondere, non c'è bisogno di rilasciare nulla, perché il titolo abilitativo è già in possesso dell'interessato. Se magari ci sono delle norme che prevedono l'iscrizione in albi o registri, come può essere anche ad esempio la banale notifica igienico-sanitaria che prevede una registrazione dell'impresa alimentare, è possibile semplicemente comunicargli il numero di registrazione, fermo restando il fatto che l'impresa può esercitare l'attività sin dal momento della presentazione della SCIA. Segue la comunicazione del numero di registrazione. Quando è necessario integrare documentazione, e qui sto dicendo semplicemente quando io non ho rilevato nella verifica di merito nessuna difformità, ma semplicemente che mi mancano documenti, l'ufficio può richiedere per il tramite del SUAP, quando abbiamo una pratica o dello sportello unico, comunque quando abbiamo una pratica gestita dallo sportello unico, l'integrazione dei documenti. Ricordiamoci che il decreto legislativo 126 del 2016 è tassativo nel prevedere che le integrazioni possono essere richieste solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della SCIA e degli allegati a quanto indicato nella modulistica adottata o pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, fermo restando il divieto di richiedere informazioni o documenti ulteriori e comunque documenti in possesso di una pubblica amministrazione. Sono dei divieti che sono sanzionati in maniera anche abbastanza significativa dal decreto legislativo 126. La richiesta di integrazioni documentali non sospende l'efficacia del titolo abilitativo, non comporta la sospensione dell'attività. Quindi deve essere ovviamente dato un termine a seguito del quale, nel caso di inerzia, si può valutare la sussistenza dei presupposti per procedere ad un eventualmente provvedimento di conformazione o a un divieto di prosecuzione dell'attività. Ma di per sé la richiesta di integrazioni non priva di efficacia il titolo, anche se il termine assegnato decorre infruttuosamente. Quando rileviamo la difformità, si applicano i provvedimenti previsti dall'articolo 19,3 della 241, che anche il collega ha illustrato prima di me. E quindi entro 60 giorni, 30 per le scie edilizie, si può emettere un divieto di prosecuzione dell'attività nei casi peggiori o un provvedimento con cui si impone la conformazione entro un termine non inferiore a 30 giorni. La differenza sostanziale sono, diciamo, ci sono due casi. Il caso uno è il caso in cui l'ufficio che riceve la SCIA coincide con quello competente per le verifiche, la SCIA semplice, diciamo, che viene presentata direttamente all'ufficio competente, e questo emette direttamente il provvedimento ritenuto necessario inviandolo all'interessato. E per questo si può prendere, diciamo, tutti i termini che la legge prevede, 30, 60, scusate, o 30 giorni. Il caso generale della SCIA unica o della SCIA trasmessa tramite sportello unico, invece, prevede che l'ufficio competente per le verifiche non coincide con lo sportello unico che ha ricevuto appunto la SCIA. E come diceva il dottor Roccasalva, in questo caso l'ufficio competente formula una proposta di provvedimento allo sportello unico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per l'effettuazione dei controlli. Quindi di fatto qui l'ente competente per i controlli non ha più 60 o 30 giorni, ma ne ha di fatto 55 ridotti a 25 nel caso di SCIA edilizia. Questo perché? Perché ho visto anche delle domande nella prima fase del webinar. Ovviamente in questo caso lo sportello unico, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA in quei 5 giorni successivi alla trasmissione della proposta deve emettere il vero e proprio provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di conformazione della stessa alla normativa vigente sulla base della proposta che gli è pervenuta dall'ente competente per le verifiche di merito. Chiaramente, come abbiamo detto prima, se è possibile conformare l'attività alla norma, si emette una richiesta di conformazione. Se non è possibile conformare l'attività, si emette un divieto di prosecuzione dell'attività. La cosa importante è che la proposta di provvedimento deve contenere tutti gli elementi necessari
per consentire allo sportello unico di emettere il provvedimento vero e proprio. Quindi non deve essere un, passatemi il termine, uno scaricabarile nel quale l'amministrazione competente ai controlli segnala semplicemente le difformità che ha rilevato e chiede poi allo sportello unico fai come credi. Ma deve essere una vera e propria proposta di provvedimento, deve dire se il provvedimento che viene richiesto è un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o un provvedimento di conformazione. Deve indicare le modifiche da apportare al progetto, all'attività. Deve indicare nel caso in cui sia necessario sospendere l'attività nelle more della conformazione, che effettivamente deve essere disposto l'obbligo di sospensione dell'attività, questo si può fare solo per particolari interessi sensibili. Insomma, deve contenere in toto, non solo la motivazione, ma anche come dire, tutte le precisazioni necessarie per emettere questo provvedimento, perché solo l'ufficio competente può, come dire, determinare quali siano le conseguenze della difformità che ha rilevato. E ancora, anche questo è stato ampiamente sviluppato dal dottor Rocca Salva, il fatto che queste proposte di provvedimento non possono essere inviate in ritardo, o meglio, se inviate in ritardo, sono di per sé inefficaci, a meno che non vengano inviate nell'esercizio del potere di autotutela, quindi presenti i presupposti di cui all'articolo 21 nonies. E questi devono essere opportunamente motivati dall'amministrazione che manda la proposta di provvedimento, perché se la proposta di provvedimento tardiva non contiene queste precisazioni, è chiaramente inefficace e non consente allo sportello unico di agire e di procedere. Io mi fermo qui, sono arrivato al termine della mia esposizione, forse sono stato un po' veloce, ma abbiamo po' di tempo per rispondere alle domande che sono arrivate. Non so se Eccomi, Riccardo, eccolo. sì, Massimo, grazie. Sì, ho letto velocemente qualche domanda, ne sono arrivate già un bel po', e provo a rispondere a qualcuno mentre tu ti leggi qualcuna Ok. delle tue. Allora, si chiede, è possibile che mi sentite bene intanto? Sì, spero di sì. Ok, Sì, vai. è possibile che l'indicazione immediatamente voglia rappresentare un collegamento informatico tra gli sportelli e le amministrazioni terze? Di fatto, con la digitalizzazione non si è ancora arrivati a tale traguardo. No, allora, il termine immediatamente non riguarda l'aspetto informatico, cioè se vi sia o meno la cooperazione applicativa tra i portali, tra i sistemi, eccetera. Immediatamente vuol dire nel più breve tempo possibile. Dopodiché, la trasmissione può avvenire senza ritardo anche tramite PEC o nel caso, per esempio, in cui devo mandare la pratica a un ufficio comunale per protocollo informatico, quindi non è l'importante, senza ritardo appunto fa riferimento all'aspetto puramente temporale. Poi, scusi, ma la proposta motivata al SUAP, emessa per esempio dall'ufficio commercio, ente terzo rispetto al SUAP dello stesso comune, va inviata alla ditta dal SUAP con un ulteriore atto a firma del SUAP? Allora, sì, allora sicuramente non deve essere che sia l'ufficio commercio, i vigili del fuoco, l'ufficio edilizia o l'ASLO o qualunque altro ente. Non deve essere ufficio comunale, non gli unici rapporti con l'interessato li tiene il SUAP. Naturalmente il SUAP, se si tratta può tranquillamente recepire nel suo atto, nella sua nota, nel suo provvedimento, il contenuto di quanto gli è stato chiesto dagli altri uffici. Quindi è chiaro che comunque dovrebbe essere un atto proprio del SUAP, perché lì c'è la proposta di, come dice la norma, c'è la proposta di motivata di provvedimento. Dopodiché questa proposta viene fatta propria e trasmessa dal SUAP a firma sicuramente del responsabile del procedimento o del responsabile del SUAP. Allora, poi ce n'è una interessante. Può essere SCIA condizionata una SCIA commercio ambulante tipo A? Allora, qua ricordiamo che la SCIA, il commercio ambulante tipo A è quello lì sul posteggio, quindi non quello in forma itinerante. Allora, il discorso qual è? Il titolo concessorio, poi qua devo dire la verità, la casistica all'interno dei contesti regionali e comunali è molto varia, quindi non necessariamente quello che sto per dire intercetta tutte le
come dire, tutte le casistiche esistenti nel nostro paese. Però diciamo che il titolo concessorio è un prius, quindi la concessione di suolo, così come la concessione demaniale nel caso degli areniti e quant'altro, è un prius, è qualcosa che viene prima dal punto di vista sia logico che giuridico rispetto alla presentazione della SCIA, o almeno dovrebbe essere un qualcosa che viene prima rispetto alla presentazione della SCIA. Tecnicamente parlando, il possesso, in questo caso, della concessione di suolo pubblico è un vero e proprio requisito di procedibilità. Io intanto posso presentarti la pratica, in questo caso la SCIA, in quanto dispongo a monte del titolo concessorio. Del resto esiste anche una giurisprudenza, ci sono anche delle sentenze piuttosto recenti, una del Consiglio di Stato del 2020, che per esempio a proposito del silenzio assenso, a proposito dell'articolo 20 della legge 241, che è sul silenzio assenso, dice che il silenzio assenso non si applica quando l'amministrazione deve rilasciare non un'autorizzazione, ma una vera e propria concessione amministrativa, perché chiaramente lì torniamo alla differenza fra concessione e autorizzazione. Magari non è questo il caso per approfondire il tema. L'autorizzazione è semplicemente l'autorizzazione a un diritto che il privato di fatto in teoria già ha. Quindi, poiché l'articolo 41 della Costituzione dice che l'attività economica è libera, ma deve essere sempre svolta come dire, in coordinamento con gli altri valori di rango costituzionale, ecco che appunto esiste nel nostro ordinamento l'istituto dell'autorizzazione. La concessione è qualcosa di diverso, è un qualcosa che è mio e che io, pubblica amministrazione, do a te, richiedente. Quindi non è la rimozione di un tuo limite legale, ma è qualcosa che io trasferisco a te. Ecco perché c'è una differenza proprio, come dire, ontologica fra concessione e autorizzazione. Ancora viene chiesta la differenza tra SCIA condizionata e SCIA unica. Io pensavo di averla espressa, evidentemente non l'ho fatto in maniera molto esaustiva. Allora, la differenza fondamentale, lo dico veramente in pochi secondi, è che la SCIA unica ha efficacia immediata, quindi è una collazione di segnalazioni certificate di inizio attività e di comunicazioni, tutte ad efficacia immediata. E quindi anche la SCIA unica nella sua interezza è un atto ad efficacia immediata. Quindi posso avviare l'attività fin dalla data di presenza, o nel caso della SCIA edilizia, posso dare avvio all'intervento edilizio fin dalla data di presentazione della SCIA. La SCIA condizionata invece è una SCIA in cui l'attività principale è appunto liberalizzata, quindi potrei, uso il condizionale non casualmente, potrei dare avvio immediatamente, ma non posso perché a monte ci sono degli atti di assenso che vanno acquisiti. Quindi vi ho fatto l'esempio prima del panificio, dove appunto l'attività in sé è soggetta a SCIA. Ma poi naturalmente, se devo acquisire l'autorizzazione in atmosfera, il titolo edilizio e quant'altro, naturalmente, che magari può essere anche un permesso di costruire, eccetera, eccetera, è chiaro che in quel caso la SCIA, per essere efficace, quindi per potermi consentire l'esercizio dell'attività, deve essere necessariamente fermata. Quindi l'efficacia è condizionata a che cosa? All'acquisizione dei titoli autorizzatori sottostanti. Un'altra domanda, dunque vediamo un poco. Quando il parere atto di assenso è dovuto da un ente terzo, per esempio la provincia per in caso dell'ambiente, la conferenza dei servizi è indetta da quest'ultimo o è il SUAP a doverlo comunque fare? Allora, più domande sono arrivate su questo tema. Allora, il principio è sempre lo stesso, quindi parliamo, ora non ampliamo troppo la questione che è complessa, ma quando in questo caso, nel caso che ci occupa, quando la conferenza dei servizi va indetta barra convocata nell'ambito di una SCIA condizionata, a dover indire barra convocare la conferenza è sempre l'ufficio a cui quella SCIA condizionata è stata presentata. Quindi in questo caso, se è il SUAP o il SUE, deve essere il SUAP o il SUE, perché così prevede, oltre che le norme di settore, ma così prevede fondamentalmente l'articolo 19 bis, comma 3 della 241. Un'ultima domanda, Massimo, e poi ti do la parola. Dunque, vediamo un poco. Allora, vediamo. Ecco qua. Allora, in caso, questo è interessante, in caso di conferenza di servizi per SCIA condizionata, quale atto finale dovrà essere emanato dal SUAP? Allora, l'ho detto prima, occorrerà sempre e comunque
esitare la conferenza dei servizi con un atto esplicito. Ricordo ancora, anche se questo non è un webinar sulla conferenza, è un webinar sulla scia, ma parlando di scia condizionata, di fatto tiriamo in ballo la conferenza dei servizi. Ricordo che il silenzio assenso, quello cosiddetto provvedimentale, è un silenzio assenso che opera, anzi in questo caso procedimentale, è un silenzio assenso che opera all'interno della conferenza, ma non si applica alla conferenza in quanto tale. Cioè, mi spiego, il responsabile del procedimento può avvalersi del silenzio assenso per chiudere la conferenza, ma la conferenza in quanto tale deve essere chiusa con un provvedimento che l'articolo 14 bis, 5, in caso di conferenza semplificata, e l'articolo 14 ter, 7, in caso di conferenza contestuale, chiamano nello stesso modo, cioè determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza. Naturalmente positiva se vi sono gli estremi, se non vi sono gli estremi, si potrà e si dovrà concludere con una determinazione motivata di conclusione negativa. Quindi diamo per scontato che sia positiva. Quindi si chiude con una determinazione motivata. Da quel momento, come ci ricorda l'articolo 19 bis, 3, il privato non deve fare più nulla. In quel momento, ecco, questo è il vantaggio della scia condizionata, quindi diventa efficace la scia, appunto la scia che era la cui efficacia era condizionata alla favorevole esplicazione della conferenza. Quindi questo è il vantaggio. A quel punto il privato può direttamente, una volta che gli viene comunicato dal responsabile del procedimento l'esito favorevole della conferenza, può direttamente dare inizio all'attività o all'intervento edilizio. Massimo, se hai se vuoi dare tu qualche Ho visto un risposta. paio di domande che forse immagino da chi possano provenire, nel senso che ci sono un paio di domande in cui mi si chiede se prima di emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività o di conformazione è sempre necessario comunicare l'avvio del procedimento. Ora immagino che queste domande possano essere state mandate da qualche mio conterraneo, perché la legge regionale della Sardegna sul SUAFE ha la particolarità di prevedere che in caso di rilevata carenza di presupposti, prima di emettere provvedimenti prescrittivi o interdittivi, li chiama la legge regionale, ma parliamo sempre dei divieti di prosecuzione, dei provvedimenti di cui all'articolo 19,3 della 241, si debba aprire una fase contraddittoria fondamentalmente con l'invio di una comunicazione ex articolo 10 bis, che la norma nazionale non prevede. Quindi questa è una particolarità specifica della norma regionale sarda, che prevede che si debba sempre prima inviare una comunicazione per dare la possibilità all'interessato di controdedurre o anche eventualmente di correggere e modificare. Quindi qui in Sardegna è sempre necessario. In generale questo non è previsto come un obbligo. Si può, sempre che si rientri sempre nei termini, perché poi altre domande ricorrenti che ho visto tra le ultime sono sempre sul fatto che il controllo a campione deve essere effettuato nel termine previsto dalla legge, 60 o 30 giorni, oppure può essere effettuato in base a sorteggio oltre il termine. No, i termini sono termini assolutamente tassativi, nel senso che la norma li prevede per la generalità delle verifiche e degli atti conseguenti alle verifiche. Quindi anche eventualmente compiere una fase interlocutoria con l'interessato è possibile se si rientra sempre in quel termine. Poi ci sono un sacco di domande che chiedono come si devono valutare i casi di interesse pubblico, ma ora su questo, signori, veramente non è che ci sono delle regole generali, cioè l'interesse pubblico che è sotteso all'eventuale possibilità di agire ai sensi dell'articolo 21 nonies, deve essere valutato caso per caso, cioè deve essere soppesato l'interesse generale pubblico a intervenire per privare di efficacia quella scia rispetto all'interesse del privato interessato al mantenimento dell'efficacia della scia stessa, unitamente ad altri interessi privati di eventuali
controinteressati, di privati che magari sono vicini o controinteressati per altre ragioni, e va effettuato caso per caso e non ci sono delle regole generali. Io non so se tu, Riccardo, hai magari qualche esempio, ma sono proprio dei casi di discrezionalità pura dell'amministrazione, voglio dire. Poi ne avevo visto altre domande interessanti. Ti Vai, vai. posso interrompere, Massimo? Ce n'è una interessante dove si parla di scia, di Ah, aula e di sì, ne conferenze e avevo visto servizi, qualcuno quindi anch'io. può Vai. essere utile. C'è questa che dice, questa partecipante che chiede: nel caso di una scia di autocarrozzeria priva di aula, come mi comporto? È scia condizionata? O sospendo il procedimento invitando il soggetto privato a presentare istanza di AU all'ente competente provincia attraverso il SUAP? Allora, qua c'è da dire una cosa. Se vogliamo proprio applicare la norma per quello che dice, quindi non soltanto l'articolo 19 bis, comma 3, della 241, ma anche la lex specialis sull'AUA, che il DPR 59 del 2013, io interessato non devo presentarti l'AUA, io devo presentarti un procedimento unico dove dentro c'è anche naturalmente la parte endoprocedimentale che riguarda l'acquisizione dell'AUA. Chiaramente questo diventa un procedimento molto complesso, ma così è strutturato. L'articolo 4 in particolare del DPR 59 prevede che in questi casi lo sportello unico come autorità procedente all'interno della conferenza che convoca per l'acquisizione dell'AUA, diciamo ci sia dentro un qualcosa di più grande, cioè una macro conferenza al cui interno poi dentro c'è la parte relativa all'acquisizione dell'AUA. Quello che è importante è che per l'acquisizione dell'AUA l'autorità competente, regione o provincia, a seconda in genere la provincia prevede ma ci sono anche dei casi in cui mi viene in mente la Basilicata, l'Abruzzo, c'è cioè anche la regione, no? In cui l'autorità competente non è la provincia, diciamo l'autorità competente nell'ambito di questa macro conferenza dei servizi deve curare il coordinamento dei soggetti competenti a rilasciare gli endoprocedimenti per l'AUA. Però questo per dire cosa? Che io non è che devo arrivare allo sportello unico con l'AUA sotto braccio, o devo mandare l'AUA separatamente all'autorità competente. L'AUA, la richiesta di AUA, insieme a tutto il resto, insieme alla scia condizionata per l'autocarrozzeria, eccetera, andrà acquisita in quella famosa conferenza dei servizi di cui dicevo prima, che va indetta ai sensi, in questo caso, dell'articolo 19 bis comma 3. Sì, Non so se condividi, Massimo, questa è la. assolutamente. No, guarda, ne ho letto una che si riferisce sicuramente a, cioè, aspetta, no, dov'era? Qui mi dice, ad esempio, se non ci sono gli allegati prescritti dalla disposizione di legge, la pratica deve essere dichiarata irricevibile o richiesta all'integrazione documentale. Allora, intanto qui siamo sicuramente nella fase di verifica di merito, se io rilevo che mancano degli allegati. Qui, come vi ho detto, non c'è univocità come dire, operativa, nel senso che in tante realtà si ritiene che qualsiasi carenza sia tale da dichiarare immediatamente la pratica irricevibile, mentre in tante altre realtà è sempre richiesta la regolarizzazione, ove possibile. Il caso di una mancanza di un documento è sicuramente una cosa che si può regolarizzare, per cui non ci sono delle regole generali. Poi vedo tantissime domande in cui ci si chiede chi deve fare questo e chi deve fare quello. Tenete in considerazione che quando parliamo di ente competente a fare una cosa piuttosto che un'altra, la norma al massimo può individuare l'ente, che può essere appunto il comune, la provincia, la regione, non va oltre. Tutto quello che è interno ad un determinato ente sono disposizioni organizzative in cui ogni ente ha piena autonomia, per cui il fatto che all'interno di un comune una determinata attività debba essere compiuta dal SUAP, dall'ufficio commercio,
dalla polizia locale o da un altro soggetto, dall'ufficio tecnico. Ci sono tante domande di questo genere. Sono disposizioni organizzative interne legate al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e quindi le risposte vanno cercate nella regolamentazione interna di ogni singolo ente. Non possiamo essere noi a darvi una risposta di questo genere. Vai. Certo, poi ce ne sta una Massimo sui controlli a Sì. campione, dove si chiede, i controlli a campione chiedono preventivamente una deliberazione di giunta comunale che stabilisce criteri uniformi per tutti i procedimenti. Allora, io rispondo, come dire, per la mia esperienza, poi se vuoi, Vai, vai. Massimo, di la tua. Allora, per quanto riguarda, non è un discorso di organo, intanto, di giunta comunale, di consiglio, provvedimento monocratico di rigenza, non è questo il problema, quello che è importante è che vi sia un criterio assolutamente uniforme, predeterminato e trasparente di selezione del campione. Questo è importante. Molti uffici, parlo naturalmente laddove non vi siano situazioni regionali, come immagino in Sardegna e in altri contesti, dove si stabilisce, vengono date chiare direttive ai comuni su come regolarsi. Io per esempio lavoro in Campania e da noi la situazione è un po' diversa, diciamo. Vi siano precise indicazioni da parte regionali, bisogna applicare semplicemente il 445 del 2000, che è il testo unico della documentazione amministrativa. Quello che è importante, questo lo dico a tutela vostra, quello che è importante è che si predetermini in maniera, come dire, il più asettico e oggettivo possibile il campione. Molti utilizzano, per esempio, in maniera artigianale, ma assolutamente facile, un algoritmo che si può fare, che si può ricavare da Excel. Ci sono delle, nel momento in cui tu carichi tutte le cariche, tutte le prove su Excel, parliamo ovviamente di situazioni dove non vi sono portali che danno anche questa funzionalità, è possibile appunto cliccare, premere un tasto e c'è un algoritmo interno che funge da questo punto di vista. Quindi questo per dirvi, ma ci sono tante soluzioni organizzative. Quello che è importante, al di là della competenza formale a rilasciare, a fare questo atto, è l'assoluta trasparenza e pubblicità del metodo. Ecco, questo è quello che a tutela vostra, proprio anche dal punto di vista penale, diciamo, perché poi sapete come funziona in questi casi. Certo, ho visto una domanda che in realtà non è che sia proprio legata a quello di cui abbiamo parlato oggi, però già che l'ho letta, che chiedeva sulla proroga dei termini delle pratiche edilizie dopo il 30 aprile. Stiamo parlando dell'articolo 103,2, se non ricordo male, del decreto legge Cura Italia, quindi del decreto legge 18 del 2020, che è stato più volte rimaneggiato e che prevede, questa è una cosa utile perché in tante domande mi prevengono anche quotidianamente, prevede che tutte le scadenze, anche dei termini di inizio e fine lavori, che cadono tra il 30 gennaio dell'anno scorso e il termine dello stato di emergenza, che è attualmente fissato al 30 aprile, salvo ulteriore proroga, siano prorogati di 90 giorni dopo il termine dello stato di emergenza stesso. Per cui tutto quello che è scaduto dal 30 gennaio dell'anno scorso fino al 30 aprile, in realtà non è scaduto perché è ex lege prorogato per i 90 giorni successivi al 30 aprile, senza bisogno di chiedere nulla e senza bisogno di comunicare nulla. Quindi in realtà se uno non ha iniziato i lavori o non li ha conclusi e la scadenza cadeva in questa ampia finestra temporale, in realtà non è scaduto niente. Cosa diversa dalla previsione contenuta nel decreto semplificazione della proroga dei termini di inizio e fine lavori previa comunicazione che è contenuta appunto nel decreto semplificazioni, che però è una proroga più lunga perché prevede, se non ricordo male, un anno o 2 anni per i termini di inizio lavori e di 3 anni per quelli, 2 anni sicuramente per quelli di fine lavori. No, un anno per l'inizio e 2 anni per la fine lavori, previa comunicazione, ma quella necessita appunto della comunicazione. Poi giusto al volissimo, perché ho visto una domanda che è chiaramente da un collega sicuramente della regione Sardegna che dice che riceve la pratica dal SUAP in notifica anziché in verifica. Se
Si tratta di un automatismo del sistema informatico regionale sardo, se lo deve comunicare allo sportello unico. Quella è una cosa che dipende dalle impostazioni dell'ente che riceve, per cui più che segnalare allo sportello unico deve chiamare supporto informatico per farsi correggere la configurazione. Massimo, Vai. un'ultimissima domanda per rispondere, ce ne sono un paio sul tema, molto importanti secondo me, quando si dice dopo 18 mesi vengo a scoprire che il soggetto interessato non rispettava i requisiti soggettivi morali, problemi di antimafia o quant'altro. Allora, ricordo a tutti che nella modulistica unificata e standardizzata, ma in genere in tutta la modulistica, la prima cosa che gli facciamo autocertificare è il possesso dei requisiti soggettivi morali. Quindi lui dichiara di non avere pendenze, di non avere problemi, sapete, nella modulistica unificata e standardizzata, di non avere problemi di antimafia e quant'altro. Se arriva anche dopo i 18 mesi, si applica, a parere mio, se Massimo è d'accordo, si applica l'ultimo comma dell'articolo 21 nonies della 241 che riguarda le dichiarazioni Certo. mendaci, perché comunque in questi casi è sicuramente una dichiarazione mendace, quindi in quel caso, quindi quando la dichiarazione è dolosamente falsa, diciamo, non esistono termini di prescrizione 18 mesi o quant'altro, quindi su questo non abbiate assolutamente timori. Io avrei Sì, finito qua finiamo, e vi finiamo che ringrazio e direi alla che ci prossima. siamo. Tanto le domande a cui non abbiamo risposto rispondiamo per iscritto. Sì, avrete Esattamente. tutto. Allora, grazie ai relatori, grazie ai partecipanti. Prima di chiudere, vi ricordo che la registrazione, le slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA, la pagina dedicata all'evento, che nei prossimi giorni metteremo invece a disposizione le risposte alle domande sempre su Eventi PA alla pagina dedicata all'evento. Per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti si sono iscritti naturalmente all'evento e hanno seguito almeno il 20% della durata dell'incontro. Gli attestati di iscrizione saranno disponibili nei prossimi giorni, sempre su Eventi PA, alla voce I miei eventi e sono scaricabili autonomamente. Prima di lasciarvi, vi vorrei segnalare un webinar previsto per il 17 marzo, a partire dalle ore 9:30, dal titolo Evoluzione normativa della legge 241/90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai procedimenti di competenza dei SUAP. Allora, grazie ancora di nuovo ai relatori e ai partecipanti. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie, Grazie. buona giornata. Arrivederci.